Salve a tutti e benvenuti qui su Stock Droid. Allora, oggi siamo qui per recensire altri dispositivi che ci ha mandato. Oh, chi. Oh. Non me l'aspettavo. O chi ce l'ha mandati, o chi. E vabbè, sono delle cuffie da gaming molto interessanti, una webcam e due altre cose, uno splitter HDMI. Ho finito il fiato. Splitter HDMI e non mi ricordo più. Un ricevitore, trasmettitore Bluetooth FM da macchina. Per le auto più datate. Questi cuffioni giganteschi sono le GHS4 di OK, cuffie da gaming, Dolby Surround 7.1 virtuale, però è comunque un bel surround, i materiali plastica e un minimo di alluminio, che comunque è sempre meglio di plasticone e basta. Comodità c'è, perché veramente dopo un po' ci si dimentica di averle in testa. So che tutti dicono così, sembra una frase fatta, ma sul serio è così stavolta, anche perché possiamo vedere che sono giganteschi sti padiglioni e infatti sono comodi, sono morbidi, comodi, se avete gli occhiali non si sentono in testa. Ma arriviamo al punto, come si sente da queste cuffie? Si sente molto bene, soprattutto dato che costano 29 euro. Io mi sarei aspettato molto peggio, invece si sente ottimamente, direi. E soprattutto il microfono di queste cose si sente molto bene, seriamente molto bene, per essere appunto il microfono delle cuffie da gaming da 29 euro. Si sente molto bene il microfono, quindi promosse. Ovviamente da cos'è che si capisce che sono da gaming? Perché hanno i LED. Questo è un test audio con tono di voce normale. Jerry Scotti, ti vogliamo un sacco di bene. Test audio con tono di voce urlato. Jerry Scotti, ti vogliamo un sacco di bene. Test. Sì, test, test. Buonasera. Buonasera. Ultimo appunto, per attivare il Dolby Surround 7.1 virtuale dovete scaricare l'app ufficiale di OK dal sito. Per quanto riguarda i pulsanti, qui sul retro abbiamo la rotella del volume, chiaramente, e un bottone di bass boost che, se cliccato e attivato, nei bassi le cuffie vibrano, ma vibrano forte, cioè le tenete in mano. Ultimissima cosa, il servizio clienti è 100% amichevole, quindi se vi sentite soli contattate il servizio clienti di OK e dite: mi sento solo, mi fate compagnia per favore. Signori, adesso si parla di una webcam molto interessante, che diciamo è una via di mezzo fra la top e la base di gamma, insomma, della OK. Però secondo noi è quella che forse ha più senso, perché ha, allora, innanzitutto, vabbè, diciamo un po' due o tre caratteristiche tecniche. Allora, può filmare video in 2K, però solo a 15 fps, quindi meglio evitare. Però il classico 1080 30 fps e anche tutte le risoluzioni inferiori, però ovviamente dovete essere fumati e drogati se volete mettere a meno di 1080. Comunque 3.2 megapixel, sensore CMOS da 1/3 di pollice, formato video il classico H264. E parliamo ovviamente della cosa più importante, come si vede. Allora, la definizione è assolutamente molto buona, ovviamente con poca luce c'è tanto rumore perché tende ad alzare l'ISO proprio a manetta, però veramente la qualità d'immagine generale è buona per essere una webcam, mica dobbiamo fare chissà cosa. C'è un appunto molto importante da fare su questa webcam. Allora, praticamente su Amazon, no, proprio nell'annuncio si vede scritto messa a fuoco al manuale, no, bisogna dare fuoco al manuale, praticamente è una cosa importante. Io tra un po' mi licenzio da solo comunque. No, parlando seriamente, no, ma ho finito con le battute, tranquillo, si sieda pure, non c'è problema. Allora, alla messa a fuoco manuale, ecco, questo secondo noi è una cosa molto carina, perché piuttosto che avere magari su una fascia di prezzo di questo tipo magari le messe a fuoco magari fanno un po' quello che vogliono, potrebbero andare un po' avanti e indietro a caso, insomma, piuttosto che averne un'automatica che faccia quello che vuole, meglio manuale secondo noi, anche perché, cioè, mica dobbiamo cambiare, dobbiamo girare un film con una webcam, dobbiamo cambiare di continuo la messa a fuoco, no. E quindi diciamo che per una webcam di questo tipo secondo noi va più che bene. E voglio dire un'altra cosa, la messa a fuoco, sono riuscito a riprendere da talmente vicino il display del telefono che ha messo a fuoco la matrice interna dei pixel che compongono il display. Si vedono distintamente i colori che compongono un pixel. Ma una roba
roba, cioè, ma da una webcam io non mi sarei mai aspettato una roba del genere. È fantastica, veramente bellissima, cioè siamo sbalorditi da questa cosa. Ultimissime due cose: c'è molta gente che fa attenzione al tema della privacy e sappiate che qui dietro c'è un pulsantino proprio fisico che vi consente di spegnere proprio la webcam, e sotto abbiamo il classico attacco anche per la vite da un quarto, così potete metterla su un cavalletto e dove volete. Quindi, tirando le somme, c'è piaciuta, ovviamente non è tutto rose e fiori, c'è qualche difettuccio, il microfono non è il top del top, sentite la clip. Signori, buonasera, questo è un test audio video con illuminazione abbastanza normale e, come potete constatare voi stessi, la qualità non è niente male. Ho fatto anche la rima! E la qualità dell'immagine, ok, ho detto che è più che buona, però non so perché, ma tende un po' tutto quanto al verdino con certe illuminazioni. Il bilanciamento del bianco, insomma, non è proprio il massimo, però niente di tragico. Parliamo di questo ricevitore FM Bluetooth. Allora, non so se vi è capitato, ma nelle macchine un po' vecchie, tipo 2009-2010, il Bluetooth c'è, ma non per ascoltare la musica, solo per le chiamate. Con questo cosetto potrete ovviare al problema. Come funziona? Si attacca all'accendisigari della macchina e, cosa molto carina che vi arriva con tutto questo pacchetto, vi arriva il caricatore da macchina Oki con due prese da 2,4 A, che è fantastico. Rispetto a quelli tradizionali che si trovano su Amazon attorno ai 10€, uno, la qualità è veramente scadente. Sì, ovviamente intendiamo qualità scadente in quelli pattocchi, le baccate da 10€, tipo questo, che abbiamo comprato tempo fa ad una fiera, tutti convinti, contenti. Oh, cioè, dai, sembra carino, sono curioso. Attacchiamo, accendiamo la radio, l'audio era praticamente questo. Almeno in quello della Oki si sente bene. Secondo, sono ingombranti perché tipo bisogna metterli dove degli accendisigari, magari c'è il freno a mano. Questo invece è semplicissimo, si attacca con il cavo USB e quindi possiamo metterlo dove ci pare. Con un piccolo magnete dietro che si attacca così alla macchina, nella plancia, dove volete. L'installazione è veramente semplice, si attacca il caricatore agli accendisigari, si collega il cavo USB, si associa tramite Bluetooth e il gioco è fatto. Si va sulla radio, si seleziona la frequenza che è elencata qui e tranquillamente parte come se fosse una normalissima connessione Bluetooth diretta con la radio. E in più c'è la funzione chiamata, ossia che possiamo rispondere alle chiamate direttamente da qui tramite un microfono che è all'interno del dispositivo. Infine arriviamo all'ultimo prodotto Oki, che è questo splitter HDMI, semplicissimo splitter HDMI di grande fattura. Funziona benissimo, supporta Full HD 2K, 4K, ha un costo normalissimo, forse anche molto economico rispetto a quelli che si possono trovare nelle varie catene tipo MediaWare, cose così. Ha 4 porte per l'output HDMI e una di entrata e l'alimentazione con il suo alimentatore. Vabbè signori, questo è tutto anche per oggi. Abbiamo provato un principio di quell'ebbrezza che prova il Galeazzi quando le Oki gli manda 3 miliardi di roba. Che sì, cioè, gli mandano un pacco di 8 sì, metri cubi. Però dai, un principio, qualcosa, dai, è stato carino. Comunque vabbè, grazie. Oki, mandaci anche noi il paccone gigante che neanche passa per la casa. Quindi grazie ancora a Gabriella di Oki e basta, ci vediamo ad un prossimo video.